nonostante la sconfitta, la Samp è venuta a giocarsela qui. La Samp deve fare la Samp, a Napoli si può perdere, non cambia assolutamente per quello che è il nostro cammino. Nelle ultime 10 abbiamo perso a Torino con la Juventus, a Napoli contro il Napoli, e questo ci sta. Dobbiamo essere bravi a mantenere un livello di gioco medio-alto e a dar continuità alle prestazioni e possibilmente anche ai risultati. Non ci scalfisci minimamente, rimettiamo a posto i cocci, veniamo anche da una settimana non perfetta dove abbiamo dovuto saltare un paio di sessioni di allenamento per via delle condizioni meteorologiche, del terreno di gioco, su alcune cose non siamo riusciti a lavorare, ma questo fa parte del nostro lavoro, ma la squadra sta bene. Non ho nessuna preoccupazione. L'1-2 ci ha dato fastidio, non era semplice reagire perché due gol in forse nemmeno due minuti avrebbe ammazzato chiunque. Invece la squadra ha cercato di rimettere a posto i cocci, rientrata in partita, ha creato qualcosa in più anche nel secondo tempo. Il rammarico non essere riusciti a fare un gol perché l'avremmo resa più complicata al Napoli, con l'obiettivo di star dentro la gara fino al 95esimo. Però ci è mancata un po' di precisione, ma bisogna anche riconoscere che la qualità dell'avversario ti mette anche nella condizione di fare qualche errore o tecnico o tattico. Ho cercato di mettere Youngton nella condizione migliore per le sue caratteristiche, che lì poteva ripartire, poi lui si ha quella corsia lì, ha la possibilità di sviluppare i suoi cavalli, il suo motore. È stato un po' riempire il campo in ampiezza, ma qualche cosa di importante l'abbiamo fatto, ma per la qualità dei nostri calciatori. Un po' di imprecisi lo siamo stati, ma il Napoli era anche calato in quel momento lì, quindi è come dire, una deviazione in corsa, come ci è successo a Firenze, no? E che poi quando hai tanti giocatori di qualità li devi cercare di farli giocare in qualche modo, soprattutto poi quando ti vedi sotto e devi recuperare. E i calciatori che hanno qualità che fanno la differenza, il sistema di gioco, se sei organizzato, se hai le idee, va bene giocare in qualsiasi modo.